Bello sto vestito, Lori, eh? Sembra una farfalla. Qui è Prada. Prada. Ecco la vetrina di Bulgari. Qui dovrebbe sbucare anche la vetrina di coso. Abbiamo Bulgari, vediamo se questo, eccolo, abbiamo Armani. Qui praticamente tutti i nonnini di Firenze verranno a portare i loro bambini con il passeggino a comprargli le scarpuzze di Armani, vedi? Dice bambino, e tu vuoi? Ma no, no, mi compri le scarpe di Armani? Ma certo bambino, te le compri. Andiamo. Ecco Bulgari, dice, oh ragazzo, vuoi Prada? Tanto che compro un gioiellino, capito? Guarda bella, vuoi vestitino quando sarai grande bambino? No. Questo io te lo compro, Armani. Guarda che belle scarpe, guarda. Sono mia viziata, Iuliane. Ai bambini bisogna che si compri le cose da Prada e da Armani. Il sindaco l'ha pedonalizzato apposta. Questo è il residence. Adesso, te prendi il bambino, lo porti in via Tornabuoni, è vero? E gli compri le scarpe da Armani. Gli fai ammirare la bellezza. Penso, tutti i fiorentini. A 10 minuti da casa portano il bambino via che torna buono. Senti Rosario, noi non siamo persone che... Vedi, poi gli compri un gioiellino da Damiani, vieni qui e glielo compri. Damiano! Poi vuoi un paio di scarpe buone? No. E vai lì, come si chiama quella bambina? Vedi, c'è il Sergio Rossi, c'è i Blueberry, c'è il Selen. Qui i bambini possono comprarsi i vestitini, vedi? Qui troviamo... I vestitini... nonno, mi compri il vestitino. E vieni, ti porti via da Tornabuoni, che ci sei Emilio Pucci, e ti compri il vestitino per la mammina, yeah. Yeah. Vuoi vestitino? Yeah. Papà, posso fare un video? Okay. Accetto. Papà, fermo. Poi prendi il bambino. Vai, posso lì? Mi sposto. Prendi il bambino e lo porti qui in via Tornabuoni, che è pedonalizzata. E tu quel passeggino porti il bambino. La babbo ancora, prego. Accetto Lori. Qui, in via Tornabuoni. Prendi il bambino col passeggino, ha voglia a correre. Te corri, fai, vai su e giù, su e giù. Qui c'è l'aria buona. Qui c'è l'aria buona. Per favore, mi parlare. Ma chi deve... C'è l'aria buona qui, per i bambini, a voglia se. Questo Rosario prende per il culo il mondo, mi piace. E te, il bambino, quel passeggino, guarda lì, ce n'è uno, manco a dirlo, guarda lì. Che ne abbiamo beccato uno, ma è da Norvegia lui però, eh. Poi prendi e inquadri la colonna. Ah, ecco, ci sono i bambini, eccoli là. Prendi il bambino quel passeggino e lo porti in via di Tornabuoni a fargli fare un giretto. Guarda. Scusa. Babbo, ti prego, guarda. Scomparire il tuo padre. Aspetta, abbiamo inquadrato i bambini con il passeggino. Eccoli. Vedi? E c'ha ragione il sindaco, vedi? Dice, prendi il passeggino, eccolo là, vedi? Esempio lampante. Vedi, questo è stato così bravo, il Ferragamo, vedi? Ci ha messo pure piante.
Andiamo. Senti Giuseppe, due figli appena. Sono tutti affruttati qui i bambini, eh. Non si possono riprendere. Ma guarda che bella. Guarda. Guarda lì. C'è solo una firma. Dietro la grande firma di Italia. Andiamo. Salutiamo a Salvatore. Oh Salvatore, e tu fai qui, eh? Fai scherpuzza, eh? Guarda che bel mazzo di. Guarda che belle rose. Guarda, stupendo, vai. Ora, a parte gli scherzi, abbiamo trovato i bambini col passeggino su via dei Tornabuoni. Aveva ragione. Non si sbaglia, gli studi di settore parlano chiaro. Dio caro, Dio. Dio buono. Eri. Ecco i bambini. Eccolo io un altro. Eccolo lì. Siamo 6 minuti di registrazione. Via Tornabuoni. Ci fermiamo il Salvatore Ferragamo. Questo sarà. Sai che io conosco una mia amica che si chiama Martina Ferragamo. Ah, sarà lei? Sì. Oppure come quella della torre? Romane Gildo, Zegna. Non è Fregna, è Zegna. Ermenegildo Zegna. Io no. Ho detto Fregna. Ah. Ecco. Io non so.